Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Come promesso, questo è il room tour della nostra stanza all'Hilton Hamingiri Resort qui alle Maldive. Ragazzi, questa stanza è gigantesca, è una villa sull'acqua con piscina, meravigliosa davvero. Quando l'ho vista ci sono rimasta, cioè veramente a bocca aperta, è stupenda. Se mi seguite su Instagram lo sapete, abbiamo passato 4 giorni nell'altro resort e adesso 4 giorni li stiamo passando qui in questo resort all'Hilton, che è stupendo. Ma se seguite i miei vlog e soprattutto se mi seguite su Instagram, perché vi sto caricando un sacco di storie ed ho fatto un sacco di foto che devo ancora postare, ma aspettatevene tantissime su Instagram. Quindi bando alle ciance, io vi lascio al room tour, anzi al villa tour completo della nostra villa sull'acqua. Buona visione. Questo è il nostro pontile. Siamo in una water villa con piscina. Questa è la nostra vista davanti alla stanza. E questa è l'entrata, questa è la nostra villa sull'acqua. Entriamo, qui ci sono le biciclette. L'isola non è grandissima, ma è molto comodo averle, anche se io purtroppo con il mio piede in questo momento non ce la faccio. Questa è la nostra stanza, la water villa con piscina numero 110. Questa è la porta. Questo resort è nuovissimo, hanno appena aperto a luglio. Apriamo la porta e qui entriamo all'interno della nostra stanza barra villa. Poi vi faccio vedere tutta la parte esterna. Iniziamo adesso, entriamo da qua. È talmente gigantesca questa stanza, i soffitti sono talmente alti che non riescono a stare nell'inquadratura, per farvi capire quanto è gigantesca. Ci sono diverse entrate, si può entrare anche dall'altra parte, ma questa diciamo è la porta principale, appunto lì c'è la porta d'entrata. Qui c'è un po' di vegetazione che devo dire è molto carino avere. Ma entriamo e vediamo la stanza in sé. La prima cosa che vediamo è questa finestra sul mare, meravigliosa, è una delle mie cose preferite qui nelle water villas. Ce l'apprezzo tantissimo, tant'è che ieri abbiamo visto un'aquila di mare passare e quindi è stato uno spettacolo unico, anche se ce n'è un'altra, adesso vi faccio vedere. Qui subito sull'entrata abbiamo questo divanetto e qui abbiamo della frutta, ci avevano fatto anche tutta una creazione di cioccolata fantastica che però ho filmato dal cellulare, quindi la vedrete nel reel su Instagram o in qualche post su Instagram. E questa è la zona ingresso, soffitto altissimissimissimissimo. Zona ingresso da un'altra prospettiva, c'è anche una poltroncina con un tavolino, naturalmente vista piscina ma soprattutto vista oceano indiano. E questa zona si può anche dividere dal resto della stanza perché ci sono queste porte. In realtà sono tre ambienti molto grandi, noi teniamo le porte spalancate, ma sì, si possono dividere, si può dividere la zona giorno dalla zona notte dal bagno. Proseguiamo verso la zona notte. Eccola qui, qui ci sono due armadi ed il nostro letto, che è enorme. Qui c'è un'altra zona con poltroncina, tavolino e qui c'è il divanetto, qui dove ho filmato il video su cosa c'è nella mia valigia ieri. Questo è il treppiedi qui e in qualche modo sono riuscita. Naturalmente qui c'è la TV, che come sapete io non accendo mai negli hotel perché è tempo sprecato, quindi non mi interessa. E qua sotto, questa è la parte migliore secondo me, c'è un'altra finestra sul mare ed è meraviglioso, soprattutto la sera quando le luci che puntano verso l'acqua sono accese, si riempie di pesci, passano le razze, ragazzi, è uno spettacolo, sembra di avere un acquario, però i pesci sono liberi nell'oceano, quindi è meraviglioso davvero, non ve lo so spiegare, è troppo emozionante. Naturalmente la cosa più bella è la nostra vista all'esterno, perché svegliarsi con questa vista non a prezzo, davvero non ce n'è.
è troppo troppo bella. Altra prospettiva della stanza, appunto divanetto, letto, e laggiù ci sono gli armadi, adesso ve li faccio vedere. Di là c'è appunto la zona giorno che abbiamo visto prima, e queste sono le porte gigantesche, però sono scorrevoli, molto semplice in realtà dividere gli ambienti. Andiamo verso la zona, vabbè, qui ci sono le nostre valigie. Vi faccio vedere, gli armadi sono esattamente uguali, questo è quello di Lisa e questo è il mio. Non svuoto in realtà la valigia, a meno che io non mi fermi tanto, e quindi non l'ho riempito particolarmente. Questo è semplicemente la camicia copricostume di lino che avevo poco fa, lì c'è il mio tutore incubo, e la valigia, questa è quella, il bagaglio a mano, ma appunto c'è solo la felpa che mi servirà quando arriverò ad Amsterdam, che fa freddo. E lassù c'è altro spazio, ci sono le mie borse. Da questa parte invece c'è la scrivania, appunto siamo dietro al letto, e questa è la vista che si vede praticamente quando ci svegliamo, cioè io veramente non ho parole. Qui c'è la scrivania, computer, questa è la mia zona lavoro, agenda, e qui invece c'è la zona minibar. C'è sia la macchinetta per il caffè che la teiera, ghiaccio, bottiglie d'acqua sempre presenti, e poi naturalmente le tazzine e i bicchieri. Ma vediamo anche che cosa c'è nel minibar. Qui troviamo, allora, qui c'è il frigo, ci sono diversi snack e tantissime soda, e poi birra, succhi di frutta e vino. E da questa parte invece ci sono altre cosine, ci sono naturalmente i bicchieri, ci hanno fatto trovare una bottiglia di champagne in stanza e abbiamo appunto usato questi bicchieri, e qui ci sono altre cosine da mangiare, le Pringles, noccioline miste e poi questi brownie chips che non ho mai assaggiato, però onestamente non sembrano male. E qua sotto altri snack, chips di banana, e poi chips di jackfruit, e poi chips ai broccoli. Wow, molto healthy, devo dire. E visto che a me piace sempre farvi vedere le varie stanze quando faccio un room tour, un house tour, sempre da varie prospettive, questa è la prospettiva da quest'altro lato. Di là c'è il bagno, adesso vi ci porto. Spero che vi sentiate come se foste qui con me in questo momento, per questo che ci tengo a farvi vedere un po' tutte le angolazioni, che quando viaggio voglio che vi sentiate qua con me. Io voglio portarvi ovunque, visto che ne ho la possibilità, voglio portarvi ovunque e farvi vivere tutto come se foste in prima persona, almeno spero di riuscirci. E adesso proseguiamo verso il bagno. Sempre da un'altra prospettiva il letto con la vista, e da questa parte appunto c'è il bagno. Come vi dicevo, anche questo si può dividere con queste porte. Anche il bagno è gigantesco, ragazzi, è un sogno, letteralmente. Io lo voglio così a casa, così grande e esattamente così, è stupendo. Ma la parte più bella, tadan, ragazzi, la vasca con vista oceano. Wow. Qui ci sono vari prodottini che poi troveremo anche nella doccia. C'è il gel doccia, il balsamo e lo shampoo. E poi qua dentro invece ci sono i sali da bagno che hanno un profumo, ragazzi, buonissimo. Qua ci sono i porta asciugamani, adoro lo stile di questo hotel. E dalla vasca con vista passiamo, ci sono queste decorazioni tipiche. Da questa parte passiamo al bagno. Qui ci sono i due lavandini, naturalmente la stanza è per due, quindi ci sono due lavandini, due specchi, tutto per due persone. Vi faccio vedere,
Molto molto belle le cosine che si trovano qui nella stanza in marmo, devo dire molto molto carine. E qui troviamo una crema per il corpo, naturalmente vabbè, i bicchieri porta spazzolino, porta dentifricio, fazzolettini di carta e poi in queste scatoline, molto molto utile, si trova il dental kit con spazzolino e dentifricio, che se devo essere onesta porto sempre con me a casa quando li trovo questi dentifrici piccolini che sono comodissimi. E poi qui troviamo un pettine, tra l'altro molto bello in legno e in full size. E poi altra cosina, troviamo il kit da barba, che però può essere molto utile anche per noi donne se dimentichiamo il rasoio, purtroppo mi è successo. E c'è anche una mini schiuma da barba, una crema da barba in realtà, crema da rasatura. Ci sono altre cosine, ovvero i cotton fioc e due, ah no, c'è una sanitary bag. E poi, non l'avevo visto questo, c'è il filo interdentale, che non si trova mai negli alberghi, quindi Hilton siete fantastici, non mi era mai capitato di trovarlo in nessun hotel resort mai. Ho acceso gli specchi così li potete vedere accesi, sono fantastici, mi trucco sempre davanti a questo specchio. Lì ci sono tutte le mie cosine, che però tutte le cosine beauty che ho portato con me, i solari eccetera, avete visto tutto quanto nel video precedente, quindi se volete sapere cosa ho portato con me in valigia andate a vedere il video prima di questo. Ci sono tutti i miei beauty case, i miei prodottini, anche qui c'è la bilancia che non avevo mai visto nei resort, adesso in entrambi c'è. Poi lo specchio a figura intera, fantastico devo dire, per vestirsi, prepararsi. E poi qui ci sono la doccia ed il WC, adesso ve li faccio vedere. Entriamo prima qui nel WC, c'è semplicemente lo stanzino appunto con il WC. Nei paesi arabi si trova sempre questa piccola, non so come chiamarlo, questo piccolo rubinetto, questa piccola doccina, e si può utilizzare in tutto il pavimento, si può appunto bagnare completamente questa zona. Chiudiamo questa porta e vi faccio vedere dall'altra parte, c'è la doccia, anche questa è gigantesca e si vede che è tutto nuovissimo. E poi qui ci sono i nostri prodottini, c'è sempre il doccia schiuma, il balsamo e lo shampoo, anche se noi abbiamo portato i nostri prodotti per capelli. Anche questi miei prodottini già li avete visti nel video precedente, quindi non mi soffermerò. Altra prospettiva diversa dal bagno verso la stanza. Vi porto quindi, direi, finalmente nella parte più bella di tutta la stanza che ho lasciato per ultima e andiamo. In realtà si può uscire sia di qua che di là, no, forse no, di qua non si può uscire, ma si può uscire di là, si può uscire da là, si può uscire da là da dove siamo entrati e lì c'è un'altra porta. Quindi adesso usciamo da qua e vediamo questo spettacolare tramonto, anche se non sta ancora proprio tramontando, ma noi ci chiudiamo sempre dentro, non so perché, ma ci chiudiamo sempre dentro. Voilà. In realtà sono tornata all'entrata, ragazzi, quindi prima eravamo lì nel bagno e siamo usciti da là, ma volevo farvi vedere proprio tutta la zona esterna partendo dall'entrata, così secondo me capite meglio. Quindi proseguiamo e vediamo tutta la parte esterna. Qui appunto abbiamo questo infinity pool che è spettacolare, anche se non l'abbiamo usata tantissimo perché preferiamo fare snorkeling. Qui ci sono le due sedie a sdraio, da qua si entra in piscina e guardate che meraviglia. Anche qui vi lascio un momento ASMR che ho visto che vi piace molto, così sentite solo il rumore del mare. Ed eccola qua la nostra piscina. Vi ho filmato un reel che non vedo l'ora di caricare qui ieri. E ragazzi,
Questo è il tramonto di oggi, c'è qualche nuvola in lontananza, ma abbiamo avuto una giornata splendida, devo dire. Oggi siamo state fortunate. E poi proseguiamo, appunto, la nostra piscina, devo dire, è molto 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 grande ed è bellissima perché l'acqua della piscina è sempre caldissima, cioè non caldissima tipo brodo, ma rimane molto calda perché si scalda durante il giorno. Poi proseguiamo, qui c'è tutto il nostro pontile, appunto prima eravamo lì e siamo usciti da là, poi sono ritornata all'ingresso per farvi vedere meglio. Da notare il tetto tipico tipico maldiviano. E qua appunto abbiamo un'altra prospettiva, visto che mi piace tanto farvi vedere le diverse prospettive della stanza. Qui abbiamo un tavolino, molto bello perché ho lavorato al computer qui. E qui ragazzi un'altra cosa meravigliosa, infatti ieri sera guardavo i pesci da qui, ho visto passare uno squalo, ma anche per guardare le stelle, veramente uno spettacolo. Ci sono queste reti dove ci si può sdraiare, avevo un po' paura ma in realtà tengono perfettamente, garantito, e ci si può sdraiare e poi appunto sia di giorno che di sera è bellissimo perché si può guardare sotto e vedere i pesci, gli squaletti, le razze, i polpi. Stupendo. Poi da questa parte, allora, qui ci sono le nostre scalette per entrare in acqua. Come non farvi vedere questa meraviglia. È davvero uno spettacolo, ragazzi, guardate il colore, sperando che non mi cada la videocamera. E questa è la vista, ci sono tutte le altre casette sul pontile, ma come potete vedere di privacy ce n'è tantissima. E poi risalendo le nostre scalette, appunto, questa è la nostra stanza. Risaliamo le scalette e vi faccio vedere l'ultima parte, che è la parte della doccia esterna. Naturalmente quando rientri dall'acqua puoi farti la doccia esternamente, una cosa che non avevo mai visto, che si può utilizzare anche l'acqua calda all'esterno, quindi se siete super freddolosi avete anche l'acqua riscaldata. E poi niente, questa è l'ultima parte, appunto possiamo entrare in bagno direttamente da qua. E questa è l'ultima parte della nostra stanza, lì c'è semplicemente lo stendino, c'è la mia maglia, schermo totale che ho messo ad asciugare. E questa è l'altra prospettiva. Ok mia family, spero che vi sia piaciuto il villa tour, room tour. Fatemi sapere tutto nei commenti, ricordatevi che li leggo sempre tutti senza esclusione, per questo cerco di mettere cuoricino tutti per farvi capire che ci sono, che vi leggo. Io vi mando un bacio gigantesco, vi aspetto al prossimo video, non sono sicura quando sarà perché poi quando sarò in viaggio non so esattamente quando riuscirò a caricare il prossimo video. Comunque vi aspetto al prossimo video. Bacio enorme e come al solito siete pronti per il nostro abbraccio finale? Venite qua che vi abbraccio forte 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 e io vi aspetto al prossimo video. Ciao.